l'inesperienza cinese in qualche caso si vede, insomma, è diventato virale l'errore di traduzione del traduttore dell'Inter che aveva tradotto il discorso degli investitori cinesi confondendo il Milan con l'Inter. Infatti in cinese Inter si traduce con Guoji Milan, che significa Internazionale Milano, e mentre invece il Milan viene conosciuto come AC Milan. Il traduttore si era confuso e aveva tradotto appunto un messaggio di incoraggiamento per l'Inter come invece l'auspicio che il Milan tornasse quanto prima alle vette del calcio mondiale. E questo qui, insomma, è una scommessa del sistema paese. Pare che il presidente Xi Jinping sia un grande tifoso di calcio e abbia inserito nel suo piano quinquennale statale, quindi, un grosso piano di investimenti proprio per sviluppare il calcio. E come spesso succede in Cina, hanno fatto pure un calcolo delle ricadute economiche che l'industria del calcio potrebbe portare in Cina, insomma, che è stato valutato come un punto percentuale del PIL. Riuscirà la scommessa? Difficile da dire, però sicuramente insomma, il calcio in Cina sarà un po' più interessante da guardare, insomma, con l'arrivo di tantissimi giocatori blasonati, e speriamo che abbiano successo anche nelle loro acquisizioni estere, che magari appunto l'Inter e il Milan possano veramente con l'apporto di questi nuovi soci cinesi ritornare a essere protagonisti nel calcio mondiale. E questo qui, insomma, dal punto di vista economico sportivo. Però ci sono state in questi giorni anche altre notizie che sono interessanti dal punto di vista economico. Una forse non così che non ha riscosso così tanta attenzione da parte dei media italiani. Anche io, quando l'ho postata su Facebook, ho postato recentemente la foto del nuovo membro della mia famiglia, una gattina di 2 mesi, e quella lì, insomma, un centinaio di persone circa ci hanno messo il like. Invece questa notizia dell'acquisizione del controllo del porto del Pireo da parte della Cosco, un'azienda di logistica cinese, e ha riscosso, mi sembra, 4 o 5 like, no? Eppure, insomma, ritengo che l'impatto sulle vite, insomma, delle persone che vivono qua in Europa e in Italia sia molto più influenzato dalla notizia del porto del Pireo piuttosto che dalla mia gattina, insomma. E la notizia appunto è che la Grecia, il governo Tsipras, un po' contraddicendo quelli che erano i propri programmi elettorali, insomma, ha dovuto vendere alcuni degli asset strategici greci, e tra questi il porto del Pireo, che sarà dato praticamente in gestione alla Cosco, che è uno dei grandi player mondiali per il traffico di container navale. E questo qui fa, insomma, quindi il porto del Pireo è destinato a diventare uno dei grandi hub per le navi porta container. Ricordiamo che insomma, un aspetto che forse non tutti conoscono è il fatto che per risparmiare sui costi di trasporto c'è la tendenza ad avere navi sempre più efficienti nella movimentazione dei container, che risparmiano sul carburante e che sono per l'appunto sempre più grandi. E questo qui fa sì che non tutti i porti siano attrezzati per ricevere questo tipo di navi. Hanno bisogno
di moli particolari, di fondali di certe dimensioni, e quindi concetto così su cui si basa il traffico marittimo è sul spostamento di queste grandissime navi portacontainer da hub specializzati e poi da qui il trasbordo dei container su navi più piccole che poi portano il traffico su porti minori. E in passato c'erano stati dei tentativi di avvicinamento dei grandi operatori portuali cinesi ad alcuni porti italiani, ma non sono mai andati a buon fine per svariate ragioni, tra cui anche purtroppo una certa incapacità da parte della burocrazia italiana a dare delle risposte certe a degli investitori che vengono portare degli investimenti cospicui e che in cambio vogliono delle certezze sulla protezione dei loro investimenti. Rimanendo insomma sul mare, parliamo un po' di questa contesa che c'è sulle isole del mar della Cina meridionale, no? Sì, in effetti anche questo è un qualche cosa che si inserisce in questi scenari. Le isole del Mar della Cina Meridionale, o Spratly, sono contese tra le Filippine e la Cina, e in un recente arbitrato internazionale dell'AIA ha dato ragione alle Filippine, con una decisione che però è contestata dalla Cina, che non riconosce, no, non ha aderito innanzitutto a questo arbitrato e non riconosce quindi la decisione di questo tribunale. E, i motivi per cui sono fortemente contrari a questo tipo di decisione, oltre a quelli storici che in un certo periodo di tempo hanno visto questi arcipelaghi sotto l'influenza cinese, a parte questi motivi storici, c'è il sospetto che le Filippine agiscano per conto del loro alleato, gli Stati Uniti d'America, e che insomma da diverso tempo a questa parte, si può dire più o meno per tutta la durata dell'amministrazione Obama, ha perseguito una politica di contenimento della Cina in modo analogo a quello che è successo anche con la Russia. E quindi questa contesa sulle isole Spratly è insomma un proseguimento di questa politica di contenimento. Insomma, questo scenario ha reso particolarmente complesso da vari fattori. Uno è quello che la maggior parte di noi sa, che è dato dalla politica americana. Insomma, Obama alla fine del suo secondo mandato. E ci sono le elezioni che determineranno il futuro presidente americano tra Hillary Clinton e Trump. E questo chiaramente crea un periodo di stallo decisionale da parte dell'amministrazione americana e di incertezza su quelle che saranno le posizioni del futuro presidente degli Stati Uniti. A questo si aggiunge una fase in Cina che è, diciamo, una fase in cui il presidente ha mostrato una certa, il presidente Xi Jinping ha mostrato una certa risolutezza nella difesa delle posizioni cinesi e soprattutto questa risolutezza si instaura in un clima in cui è stato trasmesso al popolo cinese, insomma, questa
tematica con toni molto forti e quindi insomma, se, andando a vedere sui social network cinesi si vede un forte sentimento nazionale che vede quindi le isole Spratlys come un simbolo per l'unità della Cina e quindi un qualche cosa di molto sentito dal popolo cinese. E quindi fare un passo indietro in una situazione del genere può diventare molto molto complicato per Xi Jinping, tra l'altro in un momento in cui forse egli stesso non ha nessuna voglia di fare alcun passo indietro. Non credo che lo farai, nemmeno no, penso di no. Bene, adesso mandiamo un'altra canzone dopo aver parlato di mare e di Cina. Abbiamo un po' alleggerito l'inizio, anche se questo era un argomento sicuramente importante, però insomma abbiamo alleggerito con il calcio, con sì, esattamente, è stato un intervento che ha giovato sicuramente al tono della trasmissione, all'umore, diciamo. Di Fabi, Silvestri, Gazzè, Lo Spigolo Tondo. L'anno scorso uscì l'album Il Padrone della Festa, che vedeva i tre musicisti amici Nicolò, Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè suonare, cantare e comporre insieme. I tre sono amici di vecchia data e sono nati artisticamente nei primi anni 90, esibendosi in un locale storico di Roma, il locale, l'attuale Lettere Caffè a Trastevere. Alla pubblicazione del CD è seguito un bellissimo tour accompagnato da musicisti stellari e grandi riscontri di pubblico. Ci andiamo a sentire Lo Spigolo Tondo, un bel pezzo ritmato dal vago sapore mariachi. Bisogna ancora di tempo, occasione unica per fare pratica e non avere stipendio.